Bene amici miei. Ecco. Bene amici suoi. Amici Marco, introduciamo un nuovo format. Delle recensioni lampo, le trovate in formato breve di un minuto su Instagram e un formato leggermente ma non troppo più lungo qua su YouTube. Quindi oggi parliamo di Nox Tempo. Marco, di che cos'è? Innanzitutto Nox, come tutti gli altri marchi, le trovate su Main Paddle, il nostro sito dove ci prestano gentilmente le racchette per fare le recensioni di questa nuova di pacca. E quindi abbiamo trovato logicamente la serie, quella del test, e non la facciamo vedere perché Daniel l'ha distrutta, non è vero, però è più bruttina, più graffiata, quindi questa è fighissima. Nox Tempo VPT, attenzione, World Padel Tour Luxury Series. Sapete bene che World Padel Tour sponsorizza, e qua ti blocco perché mi allaccio subito al discorso classico di Nox, che sponsorizza il VPT e quindi tutta la diatriba, la querel tra Tapia Alberti, Gemella Satomica e tutte quante, e che non vanno a fare il major, quindi non le vedremo. Ma torniamo a noi. Fermo Marco, piccolo dissing su Siux, non ti sei comportata bene. Male, sei presa male, raga, in modo imbarazzante. Andiamo avanti. Partiamo dal basso, manico. 12 centimetri, manico classico, impugnatura confortevole, molto morbida, l'accetto, quello intercambiabile di Nox. Quello 2022 che può cambiare il giallo, rosso, verde, l'importante è che lo allacci. Vabbè, che c'è stato di due. Peso 371 grammi, non è vero, 380 grammi, che so, 8 grammi? Però, perché tu levi l'etichetta e levi questo qua, ci metti l'overgrip, ci metti l'Ezagor, a 380 grammi ci arrivi uguale. Con l'overgrip e l'Ezagor probabilmente ci arrivi, togliendo questi qua che pesano 4-5 grammi e un altro grammo la plastica, più o meno ci stiamo, dai. Come di noi, ma stiamo da capo a 12, perché è questo. Quindi Marco, fermo, dai, parliamo di cose serie. Forma. Forma ci dicono goccia, per me è una goccia tendente alla rotondità, perché domani deve avere goccia, no, è rotonda, secondo me, cioè a vederla così esteticamente è tonda. Troppo lunga. Tonda. Bilanciamento medio. Bilanciamento basso. Medio basso. Composizione dei piatti. Piatto in carbonio 12K annito d'ape, che vuol dire non rivestimento che esterno del carbonio, ma è andato a scavare interno come nitidate, piccoli nitidate, facciamoli vedere. Vedete qui, tutti piccoli nitidate che danno quello spin, ma che secondo me è meglio se il carbonio lo lavorano tipo Wilson, che c'ha un piatto esterno ruvido, non interno, capito? Non so se mi spiego. Anche io non ho capito, vedete che voi fate cose per questo momento. Anche Wilson e quella che ho io, come cavolo si chiama? Barlion fa il piatto in carbonio con però della rugosità esterna. Queste vedono tutte piccole incavenature, tipo di pitate, che fanno anche cercare di darci quello spin. Che l'ho sentito meglio sulle altre. Ora ho capito anch'io. Ok. Poi gomma interna. Allora, la gomma è una Black Eva che loro chiamano, non mi entrerà mai in testa, multilayer, una gomma di Nox. Tradotto è una gomma Black Eva morbida. Multistrato. Diversi strati. Sì, però è la maggior composizione è quella morbida. Benissimo. Tubolare in carbonio, doppio tubolare in carbonio, 12K, quello classico, per resistenza e tutto quanto. E sistema antivibrazione. Molto importante questo doppio ponte a forma di romboidale. Romboidale aiuta tantissimo, e davvero il peso 180 grammi si sente che, avendo un bilanciamento medio basso e questo ponte così, si sente la racchetta leggera e non dà fastidio nei colpi. Posso dire che non dà fastidio? Poi questo gommino qui, da una parte e dall'altra, serve a Nox per dissipare le vibrazioni, quindi tipo l'antishock che usa la Siux, scusate, non so tecnico, serve per dissipare le vibrazioni. Impugnatura, come ci siete trovato? Morbida. 12 cm morbida, pochettino più stretta, ma con un doppio grip è perfetta. Punto dolce molto ampio, però qui le sensazioni le faccio da Daniel perché io sarei troppo irruento. Allora, sensazioni personali, provata in campo 5-6 partite. È la Nox che sceglierei tra tutta la gamma? La risposta è no, assolutamente no. Perché? Perché è molto morbida, serve tanta spinta per mandare di là la pallina. È una fucilata. Sì, serve veramente diello che ti aiutano. Non mi ci sono trovato molto bene. La gomma forse è troppo morbida, il piatto essendo morbido non ti aiuta nella spinta, Marco sta distruggendo tutto quanto, ma va bene. Da fondo campo, vi dico. No, a me personalmente non mi ha fatto impazzire più di tanto perché serviva troppa forza. Sotto rete, tanto controllo.
però serve spinta. Posso riassumere? Io ho un braccetto piccolo. No, serve tanta spinta, ha un controllo della Madonna, un punto dolce, ma serve tanta spinta. Quindi a chi la consiglio? Intermedio. Intermedio che ancora non sa bene controlla una volée, oppure respinge una volée avversaria a rete, una volée di spinta, che a fondo campo sa come comportarsi, sa dove mettersi, però non spinge. Quindi non ne esagero nel colpo, mi contengo. Ecco. Giocatore di destra, non di sinistra. Buona uscita di palla da fondo campo, niente di straordinario. Cioè, da Nox mi aspettavo qualcosa di più. È vero che ne fa talmente tante. Sì, però Nox spinta, shotgun, nerbo. E poi c'è la limite edition a T10, che proprio era un punto dolce, che è così. Quindi, no. Ok, ragazzi, video flash, se vi è piaciuto, like. Se vi piace questo format, like. Se vi piace Marco, come cavolo fa, piace per Marco, ma va bene. Mainpad, ricordatevi, Mainpad 10% sconto, codice sconto PADELOVERS. Se maiuscolo. Avete qualche problema, magari una spedizione, come è successo magari per qualche nostro amico, scriveteci in privato a noi su Instagram e in giro di 10-15 minuti vi rispondiamo. Risolviamo il problema. Vero, ultima esperienza, ieri pomeriggio un ragazzo ci ha scritto su YouTube, io mi ha detto scrivici su Instagram, mi ha scritto su Instagram, messaggino a Mainpadel. Risolto il problema, ci ha ringraziato grazie a lui, grazie a Main Padel. Quindi ragazzi, iscrivetevi su Instagram se qualsiasi tipo di problema. Vamos!